Buon pomeriggio Oliviero Carlini. Buon Ciao, buon pomeriggio a tutti voi, pomeriggio, buon pomeriggio. radioascoltatore, buon Ciao pomeriggio. Oliviero, stavamo appunto ricordando gli anni in cui tu sei stato protagonista con noi. Abbiamo prima accennato all'anno, purtroppo per tutti noi, Della insomma, retrocessione. della retrocessione. Dico l'anno dopo per te, insomma, per te e anche per noi, ovviamente invece è stato un anno più positivo perché in quell'anno tu, se non ricordo male, veniste anche nominato come uomo sportivo dell'anno, adesso non ricordo il premio di Come quale, capocannoniere della Serie B. capocannoniere della Serie B, quindi insomma. Sì, ero capocannoniere, però purtroppo un'annata, secondo me, anche da mettere un attimo in disparte, perché Vero. si aveva una squadra per lottare per vincere il campionato, purtroppo non siamo riusciti. È E vero. questo l'amaro in bocca. È vero, Parliamoci, è vero, Certo, si ma quello un vedeva. po' per tu ci sei stato con noi, parlo di Lazio ovviamente, solamente Sì, per 2 stagioni, assolutamente. ma ti sei reso conto, insomma, che la storia della Lazio è un po' una storia particolare, no? Che anche gli anni più belli poi nascondono sempre un qualcosa Sì, però di particolare. sicuramente quell'anno, io sto parlando del secondo anno, no? Del Il secondo primo, anno, certo. dove si è cercato in tutti i modi di riuscire a dare soddisfazione, come se avevo sentito prima, al presidente Giorgio Chinaglia, il povero Giorgio, Sì. ma non siamo riusciti anche per motivi, sì, penso, soprattutto per motivi, diciamo, societari. Sì, Hai sì, capito? sì. Sì, no, perché poi quella Perciò lì era comunque la rosa della Lazio anche dell'anno in cui in questione in cui hai giocato meno 9 almeno 9, dopo è stata una rosa diventò, sì, comunque. diventò la base un Ah, po'. quell'anno sì, è stata una rosa, secondo Mo me, non molto era forte, così eh. No, non di era poco così, no, non era così. conto, Poi cioè, arrivarono no, anche tutt'altro. giocatori importanti, cioè arrivò Fiorini quell'anno, arrivò Arrivò Fiore, Poli. arrivò Fiore, arrivò, arrivò Poli, arrivò Mimmo Caso, Mimmo arrivò Caso, come Gobbiati, no? Magnocavallo arrivò pure. Magno Cavallo, arrivarono giocatori importanti, sicuramente. E poi non siamo riusciti, sicuramente lo spogliatoio, lo ripeto, era unito, e avevamo un grande allenatore che era Gigi Simoni. Gigi Gigi Simoni. e, Simoni, che e quell'anno purtroppo e, ti e quell'anno ha interrompo. fatto da presidente. Ah, prego. No, no, ti interrompo perché Gigi Simoni ci fu un bellissimo striscione, poi sicuramente ricorderai, no? Che lo esponemmo proprio a Lazio Brescia, che vincemmo 4-2, l'ultima di campionato. Non ci ha dato la Serie A, ci ha Sì, dato il ci ha dato il cuore. cuore. Insomma, era un po' un saluto da parte dei tifosi biancocelesti. Io stavo ancora in curva verso questo allenatore che, sì, in effetti non era riuscito a portarci in Serie A, però con l'impegno soprattutto anche vostro in campo ci abbiamo provato. Insomma, non è che ci abbiamo provato quell'anno. No, ci abbiamo provato e abbiamo provato anche alla grande. Purtroppo dall'altra parte non c'era risposta. Se vi ricordate, dopo il periodo societario negativo, tutti si facevano avanti perché volevano prendere la Lazio, Eh sì, avete se vi attraversato ricordate anche bene. quel momento critico, insomma, col Sì, passaggio di. assolutamente sì. E lì c'è stata la figura dell'allenatore. E soprattutto dell'allenatore prima e seconda, e ci metto anche Felice Pulici, che cercarono in tutti i modi di tenere unita la squadra. La squadra è stata unita, purtroppo non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo, però siamo rimasti anche noi molto, molto male. Eh sì, quello è. Poi stiamo parlando della stagione praticamente 85-86, se 86. non sbaglio, no? E mi ricordo, e mi ricordo, mi ricordo molto bene la presenza del pubblico laziale sugli spalti, questo sì. Erano altri Ma non tempi, sì. perché voglio sviolinare, non perché No, vabbè, ma lo non mi viene sappiamo. niente, non mi viene niente in tasca, dico solamente che quell'anno c'è stato il supporto dei tifosi, questo sicuramente c'è stato. No, ma Olivero, purtroppo se dici queste cose adesso, più che non ti viene niente in tasca, forse ti levano pure qualche cosa, perché non andiamo più di moda qui a Roma con questa nuova società. Non so se tu sai tutte Le le vicissitudini magari storie sono. odierne, purtroppo, Però questa. vedi, Oliviero, a distanza di quasi di 20 anni, no?
Tu ti sei reso conto, sicuramente anche se solo per 2 stagioni, il 12 maggio qui a Roma verrà ricordata comunque una pagina storica, no? In cui ci sono quei calciatori, quelle formazioni. Ovviamente io immagino per chi ha organizzato non sarà stato possibile, no? Invitare tutti, Ti hanno però invitato a te, sì. vedo. Sì, Sì, mi ha chiamato Pino Wilson, io penso di venire, ecco, appunto, ci fa penso di piacere, insomma. venire ed è una cosa secondo me grata e sono contentissimo che mi hanno invitato. Beh, anche per ricordare Bum Sì, Bum Garlini, Oliviero Bomber Vero, tutti slogan, insomma, che si può dire perché sono parliamo tra di noi, cose. siamo piuttosto No, ma sono. strani noi, dai, insomma, che a No, distanza ma non è questione di portiamo essere nel strani, cuore. è questione, guarda, cioè, l'affetto che c'era tra il pubblico e penso soprattutto che l'abbia capito il pubblico e mi ricordo l'ultima partita proprio come avete detto voi con Brescia, dove c'erano 45-50 È mila vero, spettatori e è vero. non so quante società, quanti tifosi l'ultima partita sarebbero venuti così in tanto, Quello è quanti vero. stadi. Poi noi volevamo ricordare un po' le tue reti, insomma, il fatto che parecchie volte correvi sotto il settore, eh? Questo me lo ricordo perché ogni Sotto la volta nord, sotto la sì. nord, insomma, quello lo ricordo proprio perfettamente. Sì, No, non ma erano i penso che tempi che sia. ti squalificavano, dove prendevi ammunizione, non erano No, ancora. non erano quei tempi, è cambiato tantissimo, è cambiato molto, però i ricordi rimangono l'affetto che il pubblico mi ha dato e io ho cercato di cambiarne nel miglior modo possibile. Venendo tu poi dopo la Lazio, insomma, sei stato in una squadra comunque e che peso specifico sei stato comunque all'Inter, dove sei alla cronaca di molti rimane nella mente un gol che facessi in rovesciata, credo, nell'Inter dove avevi davanti giocatori come Rummenigge o Altobelli. Io ero piccolino, ma insomma, mi pare che Sì, c'erano Rummenigge e Altobelli quando giocavi tu con loro. giusto, Hai c'era fatto questa quel gol in assistenza. rovesciata che poi è una rovesciata veramente a 30 centimetri, 40 centimetri dal terreno, quindi un grandissimo gesto tecnico. Anche lì, insomma, tu hai avuto un'esperienza in una squadra dopo la Lazio, insomma, che è una delle tra le più importanti nel mondo, oltre che in Italia, eh. Sì, ho avuto questa fortuna, Ho avuto questa fortuna e questa fortuna la devo anche ai miei compagni, alla Lazio che mi ha dato il permesso di mettersi in mostra in quel periodo. Certo, È la verità. se tu dovessi fare un paragone oggi, no, tra l'epoca tua e il calcio di oggi, la prima cosa che ti viene in mente, Oliero, perché ecco, noi abbiamo molto piacere poi a sentire soprattutto con calciatori come sei stato tu, come sono stati altri prima di te, con i quali c'è stato anche un certo legame. Per i tifosi magari il cambiamento, ecco, più radicale è proprio quello in un certo tipo di rapporto, no? Anche umano, se così vogliamo dire, tra virgolette, che ci può essere tra noi e Sì, voi da quel punto di vista. Non so, ecco, tu adesso. no, non so adesso come possa funzionare, ma io mi ricordo sicuramente che tutti i martedì di solito era che ci si trovava in un club laziale. Questa era la regola che la società aveva Beh, era ai tempi imposto. di Chinaglia, Essendo lui. È io, ed es sì, esatto, essendo io no, anche non sposato, di conseguenza ero sempre dentro nei treni. vero, loro vi aveva organizzato un po' tutto, aveva Sì, ritirato fuori infatti, un po' le. eravamo quasi sempre i soliti perché gli sposati Ci difficilmente si muovevano da andavano, casa, che insomma. le mogli magari non le permettevano, invece quelli non sposati era Andavano d'obbligo il non a martedì caccia di andare nei treni. tifosi, insomma, andavano a caccia di tifosi. Ma No, ma parte penso le che battute. sia anche una Calore, cosa. di Sì, ma penso che sia anche una cosa normale, penso che sia una cosa anche molto bella, anche perché i tifosi devono anche capire come sono fatti i giocatori, Certo. come non sono così superficiali, non sono così che guardano solo sotto l'aspetto economico. È Certo. questo che è da far capire. Però guarda, Oliviero, su questo forse ecco, voi ne avete più un esempio da questo punto di vista rispetto al calcio Ma di oggi, eh? è cambiato Infatti. molto, parliamoci chiaro, è cambiato molto sia sotto l'aspetto tecnico, tattico, sotto l'aspetto umano, sono tante le cose che sono cambiate. In 25-27 anni è cambiato moltissimo il calcio,
adesso giustamente il business è la cosa principale del calcio. Prima sì, c'era da anche poco, prima, insomma. Perché parliamoci chiaro, certo. C'era anche prima, però adesso non a questi livelli, no? Adesso è più, no, sicuramente non a questi livelli, e adesso è più esasperato. Insomma, nessuno si ricorda della rete di Bomber Oliviero, Bomber Vero, con Lazio Cesena 1-1 al terzo minuto. Non mi ricordo se era di testa o di rovesciato. Di testa lui. Lui se lo ricorda di... lui, te lo ricordi? Sì, me lo ricordo, sono cose che ti rimangono anche impresse sicuramente. Ti fa piacere che dopo 25 anni così possa essere ricordate, perciò. Bene, era appena iniziata la partita, noi neanche stavamo attaccati a peni striscioni e già stavamo a vincere. Poi dopo pareggiò, se non sbaglio, un certo Agostini, non mi ricordo bene. Sì, Agostini, Cesena, sì, che poi andò al Milan. Ah, vedi, ricordo bene. Poi purtroppo c'è un altro ricordo, però tu non hai segnato, una partita famosa che poi, se non sbaglio, era la penultima prima di Lazio-Brescia, che ancora stavamo lottando, no? In quel di Catanzaro dove vincemmo 3-2, sì. No? Sì. Noi stavamo là, insomma, devo immaginare, già avete avuto problemi voi e uscì, pensate noi, perché erano un po' indemoniati, se te li ricordi, insomma. Sì, no, infatti, e poi anche lì un pubblico è caldo, Là più che caldo sono... e poi per uscire da Catanzaro, strade sono strette da Catanzaro, oltre il campo c'è solo un'unica strada, quel pialone alto ti bloccano quella. È solo quelle ti posso aspettare sia davanti che di dietro, infatti a noi proprio alla piazzetta sia davanti che dietro, però per fortuna siamo tornati, ancora siamo vivi, insomma. Oltre a questo, grande Oliviero, io sono contento che verrai a questa manifestazione, insomma, perché poi l'importante è cercare di convogliare tutte le persone che hanno dato qualcosa a questa maglia, a questa società, e soprattutto qualcosa per i tifosi. Tu da grande campione, scusa se ti interrompo, io ho letto su internet già una vendita incredibile di biglietti. Sì, sta vendendo, hanno fatto dei biglietti molto popolari. Era quello che ti dicevo io prima, Lier, siamo un po' particolari. A prescindere da quello, ma mi è giunto notizie, mi è giunto letto che sono quasi 55.000 persone. Sì, sono a quei livelli. Oltre a questo, però, volevamo anche il discorso che stavo facendo prima, no? Nel senso, il tifoso laziale ricorda, sì, soprattutto per i gol o meno, però magari per la nostra generazione, anche le generazioni più grandi, anche quelle più giovani, si ricorda quando il calciatore poi veniva verso i tifosi, come va a abbracciarli, no? Per noi il fatto che correvi sotto la curva già era tanto, no? Già ne facevi tanto, puntualmente. Ma penso che siano cose normali, succedono, ma anche ora succedono. Sì, però ormai sembra quasi devi un attimo stare più attento per non rischiare di prendere una munizione ridicola. Però a quei tempi, perché, insomma, era sentita, no? Sì, era diverso, magari non dico che era più sentita, però il tifoso gli faceva piacere, come penso che gli faccia piacere tuttora, però sai, non puoi andare a rischiare a togliere la maglia adesso quando magari hai tre ammunizioni e vai a rischiare di prendere la quarta tornandoci la maglia. No, per carità, adesso è cambiato, però, tutto. Io il ricordo è dei tifosi, dei tifosi giovani che stavano in curva, vedevano il calciatore con la stessa maglia che loro amavano, che correva verso di loro, come vedi il suo gol, io lo dedico a voi, abbiamo segnato tutti un insieme. Abbraccio collettivo. Io ne ricordo talmente tanti, insomma, ricordo da Chinaglia, che è ancora calciatore, addirittura una clamorosa rete del vecchio Badiani che si ruppe quasi tutti i ginocchi perché si buttò in ginocchio e prese il tartan della pista di atletica. Quella era, insomma, era dura. Beh, ricordo parecchie cose, però è bello ricordare anche il calciatore, non solo per il suo... sono dei bellissimi ricordi, sicuramente sono ricordi che fa piacere anche al calciatore essere poi preso in considerazione dai tifosi. Oliviero, noi innanzitutto ti ringraziamo per il tuo intervento. Grazie a voi. E poi ti aspettiamo con ansia, ecco, 12 maggio.
Ti aspettiamo, okay, fuori, ti aspettiamo fuori come a Catanzaro. No, va bene, al militare di Catanzaro. Ma magari, insomma, ecco, rinverdirai i vecchi fasti. C'è un'altra corsa sotto, un'altra la curva. Corsa sotto, certo, la curva. Sotto, ormai siamo in tribuna. O sotto, la sotto tribuna. La Tevere, dove ti pare? Adesso, dove vuoi puoi correre. C'è pure da correre meno. Un abbraccio, grazie. Un abbraccio, grazie, arrivederci. Ciao, ciao, ciao.